commissione lavoro pubblico e privato della Camera. E stasera insomma vengo qua a parlarvi del Job Act, perché insomma c'è questa grossa riforma del lavoro che ce la stanno, che Renzi la sta spacciando come, no, panacea per creare nuova occupazione, ma che in verità si inserisce in un contesto molto più ampio che non tutti magari qui in Italia conoscono. Si inserisce nel quadro di accordi transnazionali che riguardano il commercio, come il TTIP, e noi con il Job Act giochiamo in anticipo, diciamo che ci stanno facendo preparare la strada ad accogliere questo tipo di accordi e poi vi parlerò anche delle nostre proposte, ovviamente 5 Stelle, che in materia di lavoro andavano ovviamente in direzione completamente opposta a quella imboccata da Renzi, ovviamente. Che cos'è il TTIP? Non so, magari voi siete tutti attivisti, lo sapete. Ecco, il TTIP, appunto, questo accordo transatlantico del commercio e degli investimenti, che ha lo scopo di andare a creare una vasta area del commerciale, è definita anche la NATO dell'economia, e formalmente vuole andare a rivedere quelli che sono i dazi e le barriere non tariffarie tra Stati Uniti e Unione Europea. Barriere non tariffarie che per noi è molto pericoloso, vuol dire che prima avevamo, come dire, delle barriere contro ad esempio il pollo al cloro, contro il cibo OGM, e adesso quello che vuole fare questo accordo è andare a rivedere queste barriere, quindi regolamentari. Vuole fare un unico grande mercato, e vedremo anche un unico mercato del lavoro, senza più barriere commerciali, e questo per noi, per l'Italia soprattutto, è molto pericoloso, perché saremo inondati dalle multinazionali, soprattutto di quelle americane, e il Job Act infatti è la riforma propedeutica alla raccogliere il TTIP. Questo TTIP che viene negoziato in gran segreto ormai da 2 anni, e non è possibile accedere ai quelli che sono i negoziati, perché sono riservati a un numero molto folto di lobbisti per conto delle grandi multinazionali. E noi sin dall'inizio legislatura, quindi già dal 2003, abbiamo iniziato a fare interrogazioni ai nostri ministri del lavoro, al ministro dello sviluppo economico e quello dell'economia, e ricevevamo solo risposte vaghe, cioè nel senso non si sapeva che questi accordi, ci rispondevano che questi accordi erano segreti, che comunque l'Italia stava monitorando con un suo rappresentante, e però niente di più vi veniva detto. Poi sono entrati anche gli europarlamentari nel Parlamento Europeo, e stessa musica anche lì, accordi secretati, c'è una sorta di reading room dove praticamente arriva l'eurodeputato, si siede, deposita il cellulare e va fuori, per dirvi come funziona. Quindi può solo visionare così, così leggendo questi documenti, e tra l'altro non nemmeno i documenti completi, ma una sorta di bignami, un riassuntino. Voi capite che è praticamente impossibile capirci qualcosa, perché non li puoi né fotocopiare, non te li puoi né portare via, né tantomeno fotografare. Quindi questo accordo è coperto dalla massima segretezza. E allora noi in commissione lavoro, siccome ci rendevamo perfettamente conto che accordi di questo tipo avrebbero avuto un impatto immenso in Italia per quanto riguarda il mercato del lavoro, con 2 colleghi della Commissione Lavoro, cioè Cominardi e Tricchieri, siamo volati a Washington, direttamente a Washington, a Capitol Hill, per incontrare i nostri corrispettivi deputati americani del Congresso americano, e abbiamo chiesto a loro che cosa ne sapessero di questo TTIP, e con nostra grande sorpresa Nancy Pelosi, che era il braccio destro di Obama, praticamente era stata la corrispettiva della Goldrini da noi, cioè la presidentessa della Camera dei Deputati americana, ci ha detto che anche loro non ne sapevano niente, e che era qualcosa che Obama voleva, ma non ne sapevano di più. E inoltre
C'è stato anche detto che nemmeno il Dipartimento del Commercio americano rivela ai membri del Congresso quali sono le condizioni di questo negoziato. Quindi voi capite, se i deputati eletti dai cittadini non riescono a capire cosa si sta negoziando, figuriamoci se possono essere informati poi i comuni cittadini. Ma è chiaro che l'impatto di questo tipo di accordi è devastante. Tra l'altro lo stesso Stiglitz si è raccomandato di non firmare accordi di questo tipo perché aggraveranno le disuguaglianze e inaspriranno i problemi in Europa. E quello che si sta profilando è creare una grande area di libero mercato con un programma di liberalizzazioni e deregolamentazioni che abbatterà tutti gli ostacoli, compreso anche il diritto del lavoro, perché si va creando una grande area di mercato del lavoro deregolamentata. Per questo il Job Act ci hanno fatto portare avanti ha rottamato il diritto del lavoro in Italia, a partire dall'articolo 18, perché ci stiamo, perché come dico sempre io, l'Italia è un paese di sperimentazione per varie ragioni, un po' anche antropologiche perché hanno visto oramai, cioè, che l'italiano è un popolo mite, quello italiano, le rivoluzioni l'hanno fatte i francesi, infatti da noi non è partita, no? Mai una seria reazione. E anche perché, bisogna dirlo, in Italia è alta anche la corruzione, cioè ci sarà un motivo perché in Italia la corruzione vale, ci costa 90 miliardi l'anno. È un popolo particolare e secondo me, non solo secondo me, insomma anche altri economisti ritengono che ci hanno preso proprio come terreno di sperimentazione, perché questa riforma del lavoro così devastante ce l'abbiamo solo noi, tanto per capirci. E quindi che succede? L'Italia, quindi innamorata di questo mantra del neoliberalismo economico, di questo libero mercato senza più barriere e senza più regole di tutela, si va profilando come un grande bacino di manodopera a basso costo e ovviamente dequalificata. Ma prima che il Job Act fosse purtroppo approvato, vi voglio ricordare alcune parole che disse ad esempio Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria, e disse che secondo lui l'articolo 18, che tutelava i lavoratori dal licenziamento selvaggio, andava abolito in quanto era uno dei freni maggiori che ostacolavano gli investimenti di capitali stranieri in Italia. Poi gli fece eco Ichino, giuslavorista, senatore, adesso era di Scelta Civica, adesso è passato al PD, che lo dice molto chiaro, che il diritto del lavoro in Italia era troppo complesso, quindi andava semplificato e ridotto a poche regolette facilmente traducibile in inglese. Quindi, ma perché allora? Per chi volete fare questa riforma del lavoro? Per le nostre piccole e medie imprese italiane oppure per le grandi multinazionali straniere che stanno aspettando come falchi che voi vi muoviate, no? Per venirci poi ancora di più a depredare? Fatto sta che purtroppo con questa delega del Job Act, già il nome è evocativo, atto del lavoro, quindi evoca l'America non a caso, sono stati sostituiti i diritti con gli indennizi. Si è rottamato l'articolo 18, quindi non c'è più la tutela reale, nessuno potrà fare più ricorso al giudice del lavoro per essere reintegrato, perché la legge non è più possibile. E tra l'altro questa legge delega ha partorito 8 decreti attuativi, uno peggio dell'altro, dove ci ha inserito di tutto, è andato anche oltre delega, si dice, perché ha inserito delle norme che magari prima della delega generale non erano contemplate, quindi è uno strumento pericolosissimo la legge delega.
E in una di queste deleghe è introdotto il famoso contratto a tempo indeterminato, così l'ha chiamato, a tutele crescenti, che è una vera tuffa semantica, perché di tutela crescente non c'è proprio niente, la tutela non esiste più. È un contratto a termine, no? Come gli altri, solo che l'ha chiamato a tempo indeterminato per ingannare. Perché avendo rottamato l'articolo 18, adesso un qualsiasi datore di lavoro potrà licenziarti a proprio piacimento, insomma, se non c'è più giustificato motivo soggettivo, eccetera. Cioè l'articolo 18 vale soltanto, ancora mantenuto soltanto, e per i vecchi contratti, ma per una particolare fattispecie, cioè ve la illustro. Tu devi dimostrare in sede di giudizio che il fatto contestato in caso di licenziamento per giusta causa lo devi dimostrare tu, che sia il sussistente. Vi faccio un esempio. Fatto realmente accaduto nella mia regione, l'Umbria. C'erano stati dei dipendenti di un centro commerciale che avevano mangiato delle caramelle, no, durante il posto di lavoro. E erano state trovate delle carte, delle cartacce, quindi erano stati licenziati per giusta causa. Che cosa accade? Che adesso tu in giudizio, e poi erano stati reintegrati, eccetera, perché li volevano licenziare, ma comunque il giudice ha detto che era una banalità talmente assurda che il licenziamento era sproporzionato rispetto all'atto che avevano commesso, cioè mangiarsi un pacchetto di caramelle durante il posto di lavoro. E quindi la situazione si risolse. Adesso invece l'onere della prova aspetta a te. Devi tu dimostrare in giudizio che non sei stato tu a scartare quel pacchetto di caramelle, ma magari ti hanno messo le cartacce dentro la tasca per farti. Cioè, è una cosa talmente assurda che praticamente è impossibile. Pertanto, voi capite bene che anche questo residuo di articolo 18 è praticamente inapplicabile. Quindi non esiste veramente più. Quando vi dicono non è vero, c'è ancora l'articolo 18 per licenziamento per giusta causa, è un fatto, in verità non è possibile poi andare in giudizio a dimostrare quello che vi ho appena spiegato. Quindi il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, a crescere, dicevamo, non è più la tutela, ma solo l'indennizzo, che crescerà, cioè più aumenta la tua anzianità di servizio, più sarà alto l'indennizzo che riceverai in caso di licenziamento. E tra l'altro, il contratto a tempo indeterminato di tutele crescenti è stato fatto in concomitanza con la legge di stabilità dell'anno scorso, che prevedeva degli incentivi, grossi incentivi all'assunzione, una grossa decontribuzione pari a 8.000 euro a persona assunta col nuovo contratto. Voi capite che questo è un sistema per dopare il mercato del lavoro e per spingere i datori di lavoro a utilizzare quel tipo di contratto solo perché c'è l'incentivo. E infatti la Fiat, l'avete visto in una puntata recente di Presa Diretta, ha fatto man bassa di questo contratto, tant'è che ha risparmiato 11 milioni di euro, perché praticamente sta assumendo persone con questo tipo di contratto e si becca anche gli incentivi. Quindi è tutto di guadagnato, tutto di guadagnato. Con questo contratto qua sarà anche facile sbarazzarsi del lavoratore quando uno vorrà. Quindi noi abbiamo sempre detto che il Job Act era in verità un licensing act, cioè un provvedimento che permetteva di licenziare con facilità. E infatti c'è anche il problema in uno di questi decreti delegati che sono stati liberalizzati i voucher. I voucher è la forma più precaria di contratto, che non è nemmeno un contratto in verità, è un metodo di pagamento. Fra poco lavoreremo tutti per voucher, cioè ci pagheranno tutti per voucher. E il rischio che abbiamo sempre evidenziato noi è che questo tipo di
di contratto, che in verità non è un contratto, ma un tipo di pagamento, cioè voucher, che è quello che vai dal tabaccaio a prendere i buoni, non so se avete conoscete, si usa di solito per le badanti, eccetera. Ma noi abbiamo evidenziato che questo tipo di contratto poteva essere una trappola e avere l'effetto cannibalizzante che hanno, ad esempio, i minigiochi, che hanno avuto i minigiochi in Germania. Che cosa è successo in Germania? È successo che i minigiochi, per esempio, erano nati con scopo nobile, per favorire il lavoro dei pensionati e degli studenti. Ma col tempo hanno preso il sopravvento su altri tipi di contratti e adesso tutti lavorano con questi mini job, che significa avere una paga di 450 euro mensili e a mini job corrispondono mini pensioni e anche quindi in Germania le riforme ARS stanno portando a un impoverimento quindi della popolazione. Ed è il solito, purtroppo, mantra del neoliberismo economico, per cui se non si può svalutare la moneta, cioè l'euro, si svalutano i diritti del lavoro, si svaluta il lavoro. E questo è tutto collegato. E tant'è che sono arrivati a parlare con noi, alla Camera dei Deputati, alcuni deputati del Parlamento tedesco, alla vigilia che si approvasse il Job Act, e si erano scongiurati con noi di non approvare il Job Act che rottamava l'articolo 18, perché sarebbe stata avrebbe avuto un effetto devastante, più devastante di quello che stanno vivendo loro con queste riforme ARS, che stanno impoverendo in massa la popolazione. Hanno parlato di crisi umanitaria, cioè. Ma andiamo avanti. Il Job Act ci ha regalato anche un mobbing legalizzato, perché pochi se ne sono accorti, ma in uno di questi decreti delegati c'era anche la rottamazione dell'articolo 2103 del codice civile, che era quello che impediva il demansionamento del lavoratore, cioè tu non potevi essere adibito a mansioni inferiori. Adesso ha rottamato, pensi, anche quell'articolo e possiamo essere demansionati. Basta una crisi aziendale, quindi una crisi aziendale per cui per giustificati motivi organizzativi sei costretto ad accettare mansioni più basse rispetto alle tue. Se no c'è licenziamento. Voi capite bene che il lavoratore è costantemente sotto ricatto con queste riforme, sotto ricatto. Tra l'altro si pone anche un problema di sicurezza sul lavoro. Perché? Perché mettiamo il caso di un impiegato che viene demansionato e messo a fare a lavorare col tornio. Sulla rottamazione dell'articolo 2103 c'è proprio scritto che la formazione da fare al lavoratore che viene demansionato è facoltativa, lo scrivono, c'è scritto sulla legge. Voi capite che siamo veramente passati dallo stato di diritto allo stato del profitto, perché di queste cose se ne avvantaggiano solo le grandi multinazionali che vengono qui a speculare e a trattare i lavoratori come semplice manodopera. E le aziende non è vero che stanno assumendo con questi nuovi contratti, ma stanno cambiando il nome ai contratti. E che cosa succede? Per evitare, ad esempio, che le aziende licenziassero lo stesso lavoratore col vecchio contratto per poi riassumerlo con quello nuovo meno tutelante, hanno messo nel decreto delegato che non si può assumere lo stesso lavoratore che prima era a tempo indeterminato sia stato licenziato da meno di 6 mesi. Ma anche qui c'è il trucco, perché ovviamente le aziende truffaldine che fanno? Li fanno, licenziano il lavoratore col vecchio contratto, quello con tutelante, lo fanno assumere da ad esempio un'agenzia interinale, no? Passati 6 mesi lo riassumono col nuovo contratto, fine dei giochini. Quindi quando sentite che i posti di lavoro sono aumentati col contratto a tutele crescenti è un falso.
stanno avvenendo solo trasformazioni di quello che prima erano contratti buoni a questi che sono adesso contratti senza alcuna più nessuna tutela. E poi ce ne sono tante cose da dire, ma mi soffermo sull'ultima, quella dei controlli ravvicinati dei lavoratori. Anche questa qua è stato prima della pausa estiva. Abbiamo votato questo decreto delega sui controlli a distanza dei lavoratori. Praticamente adesso sarà possibile lo spionaggio industriale da parte del tuo datore di lavoro, potrà sbirciare facilmente sulle dotazioni che ti dà, dal PC agli smartphone che spesso uno usa per lavorare, eccetera. E potrai essere controllato anche sul tempo che tu impieghi a compiere una determinata mansione. E anche qui di nuovo è il caso Fiat con lo stabilimento di Melfi, dove con la scusa che era l'unica opportunità di lavoro che c'era in quella zona, i lavoratori hanno accettato delle condizioni al ribasso, sia di condizioni di lavoro sia anche di stipendi, per cui è stata montata una nuova catena di montaggio molto faticosa, che prevede dei turni continuativi, anche 10 turni consecutivi, dove una persona deve lavorare al pezzo per 57 secondi, cioè voi capite che è l'assurdo. Quindi attraverso questi controlli noi diciamo sempre ci metteranno il microchip, no? per calcolare la nostra efficienza lavorativa. È già successo con i cantieri del Navali, abbiamo fatto anche un'interrogazione al ministro, dove gli avevano messo a questi operai i microchip negli scarponi. Questo in realtà non è fantascienza. Perché vi cito spesso la Fiat e Marchionne? Perché il Job Act è stato voluto fortemente da Marchionne, dalla Fiat, è praticamente commissionato. E infatti, per questo vedete Renzi, che spesso andava a propagandare il Job Act insieme a Marchionne e Canna, sono stati praticamente Renzi, come dire, agito su commissione di queste grandi multinazionali. È chiaro che in Italia è avvenuto tutto questo, quindi ci hanno ridotto a un bacino di manodopera, manovalanza, senza più diritti, e con la scusa della crisi ci dicono che se accettiamo questo, bene, altrimenti nulla. E questo è il male peggiore, è il male migliore da pagare, quello che ci hanno sottratto quei diritti conquistati con le dure lotte sindacali degli anni 70. Noi ce l'abbiamo più, non si è mosso, non si è visto lo sciopero, non si è visto niente, tutti tranquilli. Allora, vedete che antropologicamente siamo così, cioè non è possibile, per una cosa così doveva bruciare il Parlamento, ci doveva essere una rivoluzione. Noi adesso da qui in avanti siamo un popolo di schiavi alla mercé di queste multinazionali che ci hanno commissionato questa roba qua, quindi anche in vista dell'accordo del TTIP. Ed è chiaro che ovviamente questo tipo di riforme stanno avvenendo un po' in tutti i paesi europei, i cosiddetti PIGS dell'Europa del Sud, dove abbiamo rilevato che c'è tutta una serie di riforme dello stesso tipo, quindi riforma delle pensioni con aumento dell'età pensionabile, e noi già ce l'abbiamo con Monti, no? E la Fornero, anzi vi dico che Padoan ha recentemente detto in Parlamento che secondo lui l'età della pensione va ancora aumentata, perché stiamo vivendo troppo a lungo, cioè quindi va più bene 67 anni, ragazzi, questo non lo so, accadendo di cose di età rapidi. Poi c'è stato un abbassamento del salario minimo, minori prestazioni sociali, riduzione della protezione dei licenziamenti come avviene col Job Act. Queste sono le cosiddette misure dell'austerity, riforme dell'austerity che ci stanno imponendo a tutti i paesi membri, ma in particolare a quelli dell'Europa del Sud.
E poi c'è la sospensione della contrattazione collettiva a favore della contrattazione di impresa più favorevole ai datori di lavoro. Allora, fra poco vedete che Renzi attacca sempre i sindacati, eccetera. Li attacchiamo anche noi perché la triplice era praticamente venduta, ecco, ci ha svenduto a questo tipo di riforme. Però qui si vuole proprio smantellare proprio anche il concetto di sindacato. Cioè adesso tu la contrattazione, come dire, un lavoratore la va a fare direttamente col datore di lavoro. Voi capite che dal punto di vista del diritto del lavoro stiamo ritornando indietro a inizio Novecento, quando c'era la fabbrica Taylor di Taylor e Ford, Taylor Fordista, dove il lavoratore era considerato l'uomo bue, no? Che doveva solo eseguire mansioni. E tra l'altro vogliono levare il diritto di sciopero. Chi sciopererà, e questa è pericolosissima, fra poco arriveranno una serie di decreti legge proprio su questi fenomeni, e poi vogliono ancorare, questo è gravissimo, lo stipendio del lavoratore alla produttività dell'azienda. Mi viene da ridere, cioè non più ancorata al costo della vita, all'Istat, alla produttività dell'azienda. Questo a dire che parametrato al PIL, no? Esatto. Cioè, voi capite che con tutte queste aziende multinazionali che speculano, truffaldine, eccetera, ti dicono: è l'azienda in crisi, mi dispiace, non ti pago. Zero per me, zero per te. Cioè, ragazzi, qui siamo allo schiavismo più totale, lo schiavismo più totale. E chiaramente noi diciamo sempre che questo è un lupo che si autoalimenta, cioè che succede? Diventiamo sempre più poveri. Alla fine del mese lo stipendio non basta più. Dove andiamo a fare la spesa? A Todis, a queste grandi catene multinazionali, non più. Ma e qui perché? Perché andremo a prendere quei prodotti, tra l'altro manco nemmeno prodotti in Italia, che costano meno, a discapito della qualità. Quindi questo vuol dire tranciare tutte le nostre piccole e medie imprese, tutte le nostre imprese artigiane, che fanno della qualità del prodotto il loro fiore all'occhiello, no? Non saranno più in grado di comprarli, ed è il lupo che si alimenta. Diventiamo sempre più poveri, andiamo da questi colossi stranieri, multinazionali, che si arricchiscono alle nostre spalle e non ne vogliamo più fuori. Il made in Italy è completamente scomparso. Questa è la situazione. Per questo noi volevamo un reddito di cittadinanza, che era la vera base per fare una vera riforma del lavoro. Cioè noi non abbiamo mai detto che uno deve posto fisso vuol dire fare la stessa cosa tutta la vita. Vi ricordate Monti che diceva anche noia fare lo stesso mestiere tutta la vita, e poi la Fornero diceva questi giovani sono ciusi, no? E ancora continuiamo con le stupidate di Monti e Fornero. Noi non diciamo che bisogna fare lo stesso lavoro tutta la vita, ma diciamo che se tu vuoi fare la flessibilità del lavoro in Italia, devi prima creare una rete di protezione, cioè un reddito di cittadinanza che ti copre nei momenti di non lavoro. E non come ha fatto Renzi, che prima ha rottamato l'articolo 18, cioè ha tolto la rete di protezione e poi ha flessibilizzato ancora di più il mercato del lavoro. Proprio l'inverso. Tra l'altro, col reddito di cittadinanza, uno può veramente sperimentarsi in più lavori, trovare quello più consono alle proprie attitudini, alle proprie aspirazioni, ed ecco qui che finisce quel binomio che tra posto di lavoro e posto di reddito. Con reddito di cittadinanza noi garantiamo un reddito, ma che non necessariamente deve corrispondere con un posto di lavoro. Ecco qui che quindi con il reddito di cittadinanza uno si può sperimentare più lavori. Quindi può, come dire, la flessibilità diventa uno strumento per anche per sceglierti un mestiere a te più congeniale, per non essere un frustrato tutta la vita. Da questo si partiva, dal nostro reddito di cittadinanza, che era una manovra economica e sociale, tra l'altro. Qui hanno fatto tutto il contrario, hanno favorito la penetrazione di queste grandi multinazionali che ci stanno distruggendo, mentre noi invece, come Movimento 5 Stelle, abbiamo sempre operato, lo sapete bene, per le piccole e medie imprese. Da qui le nostre azioni per il microcredito,
da qui le nostre proposte di legge via l'IRAP, da qui le nostre azioni per le start-up, per creare incubatori di impresa. Quindi un modo di legiferare completamente al contrario. Quindi purtroppo più andiamo avanti più sono preoccupata anche per quello che sta avvenendo con le pensioni, che vogliono mettere le mani anche lì con le pensioni, magari, come dire, andremo in pensione col metodo puramente contributivo, che non so se per i giovani non so se hanno ben capito cosa significa. Cioè tu andrai in pensione con quanto tu riesci a versare, con tutte le carriere frammentate che abbiamo, con questi lavoretti che ci vengono pagati quei soldi, vuol dire che come contributi stiamo versando due soldi. E quando andremo in pensione, cioè a 80 anni, 90, non so cosa ti vuole Padova, quello che avrai è zero. Quindi anche l'allarme pensioni non è una, ragazzi, non è una questione che riguarda solo gli anziani, gli esodati, no, è una questione che riguarda anche i giovani. E se non ci muoviamo, se non ci preoccupiamo seriamente con un'azione civile e sociale forte, siamo rovinati. Scusate, non vi porto buone notizie, ma la situazione è drammatica. Vabbè, come prima cosa...